Piero Braglia l'aveva detto alla vigilia che l'amichevole del giovedì gli aveva fornito risposte non buone e che sarebbe servita tutt'altra partita. L'esperienza vede spesso oltre e anche in questo caso è andata così. Questa l'analisi del tecnico a fine gara in vista della prossima che sarà in casa alle 17.30 domenica contro il Rimini. Abbiamo fatto degli errori, ci abbiamo preso gol in modo ingenuo, per non dire altre parole, perché il secondo gol è clamorosamente un errore nostro. Il primo un po' di sfortuna, Lama era a 10 minuti, continuava a battere sti cacchio d'angoli e noi si era perennemente in difficoltà, però poi dentro la partita ci siamo stati. Il problema è poi il risultato ti dice mamma mia, e ne prendiamo atto e andiamo avanti. Non è la sosta, sicuramente non ci ha aiutato, perché anche in settimana avevamo visto qualcosina, no? Perché oltre che la partita è anche il modo con cui l'hai persa la partita alla fine, gli ultimi 10 minuti. Secondo me non si meritava nemmeno un finale in quella maniera. Il mister parla anche dell'arbitraggio e dell'intenso dicembre che attende i Lupi, che saranno impegnati in 5 partite nel giro di 21 giorni prima della sosta natalizia. Però sai, io sono convinto di una cosa, che intanto ci dava il rigore il primo tempo, no? Su Celesia. E poi la partita la potevi anche perdere, perché sicuramente al limite se non alzi il livello di prestazione la perdi. Però intanto l'arbitraggio lasciamo perdere, perché sennò veramente ci andiamo a fare male. Ma clamoroso, secondo me è clamoroso per come è stato un campo, per come è arbitrato. Però va bene, ci sono quelli apposta che lo vengano a vedere. Però secondo me, io ho visto pugni, io ho visto qualche colpo importante. Però va bene così, non ci aiuta a crescere, va bene, ma la categoria è... Nel girone di ritorno troveremo tante squadre così, attaccate così al risultato, cattive e determinate. E noi dobbiamo capire bene da subito che da qui in avanti non si scherza più.